Padre Paolino, vuole aiutarci innanzitutto a conoscere e capire il clima spirituale che si viveva nella sua famiglia? Non è facile riassumerlo in poche parole. Comunque, una famiglia normale, tranquilla, unita, ma soprattutto fondata sulla fede. Effettivamente c'è stata una comunione di spirito tra i due genitori meravigliosa, ma senza nulla di straordinario, nella fedeltà, nel minimo, nelle piccole cose, nelle piccole attenzioni, nella manifestazione sobria ma sentita degli affetti. E in questo clima che uno dopo l'altro siamo arrivati in quattro, e il Signore all'insaputa l'uno dell'altro ha coltivato in tre di noi la vocazione alla consacrazione al sacerdozio. La famiglia è culla delle vocazioni, la sua lo è stato realmente. Quanto ha contribuito la preghiera in famiglia alla sua crescita spirituale e alla sua vocazione? Dunque, vedi, la vocazione parte da Dio. È Dio che chiama, che sceglie dove, quando e come crede. Nella nostra famiglia non si parlava di vocazioni, si parlava di fedeltà, di amore, di Vangelo. Ma da questo terreno, pacificamente sviluppato, serenamente, nello scambio di esperienze, di idee, di programmi, è scaturito singolarmente il mio fratello, Don Tarcisio, in me, e mia sorella, Suor Cecilia, il segnale acustico della chiamata di Dio. Tanto io che mio fratello ne abbiamo parlato con la mamma, separatamente l'uno dall'altro, all'insaputa l'uno dell'altro. E la mamma era la nostra confidente spirituale, e lei accolse senza meraviglie, accolse questo fatto come un dono di Dio. Si attese un po' di tempo perché eravamo ancora molto giovani, ma Don Tarcisio doveva finire il liceo. Io avevo appena finito il ginnasio, si conchiuse per un ingresso di tutti e due al Collegio Capranica, un seminario un po' d'élite in Roma, però si lasciò passare un anno di preparazione. Io feci in casa, a domicilio, le materie letterarie del liceo. E poi si fissò una data, il primo di novembre del 1924. Feci in quell'estate l'ultimo mio campeggio scout sul lago Trasimeno, e poi ci preparammo. Ma mia mamma, per quanto riguarda me, mi disse che mi trovava un po' dissipato, perché ero passato così allegramente nel campeggio. Perché non fai un po' di ritiro prima di entrare in seminario? E io gli diretta. Siccome mio padre era in ottimi rapporti con la base Schuster, il futuro cardinale civico di Milano, allora a base di San Paolo, telefonò con lui e lui fu molto contento. Dice: guardi, proprio la settimana prossima, fine di ottobre, abbiamo esercizi spirituali della comunità. Venga qui, ospite nostro, e daremo quello che potremo. E così, non ancora quindicenne, prima volta che mi allontanai da casa, da solo, e siccome c'era tra noi in famiglia molto humor, molta serenità, anche un po' di sfottò reciproco, ricordo che sulla porta di casa mia sorella, la futura Suor Cecilia, oh, guarda, il diavolo che va a farsi frate. E non ripeto qui la mia risposta alquanto vivace,
la mia replica. Comunque, a San Paolo io entrai a fine ottobre del 24 per prepararmi all'ingresso al seminario il 6 novembre, se non che durante quei giorni, durante gli esercizi predicati da quello che era confessore del Papa di allora, il padre Alisiardi gesuita, il Signore mi toccò nel fondo, come? Non lo so, però sentì, parlando ogni giorno, che quella vita monastica era la mia strada. Scusi una volta il genitore, ma loro vennero a trovarmi perché non sapevano stare lontani da me, prima ancora che la lettera arrivasse. Quindi non ne parlavano. A un certo punto dissi, avete avuto il metro? No. E allora mi trovai costretto a dire a voce, davanti agli altri, quello che era il mio stato. Rimasero sorpresi. Beh, poi ne riparliamo. La cosa fece un po' di scalpore nell'ambiente circostante della famiglia. Ma siccome mi conoscevano, anche se non avevo ancora 15 anni, ero un tipetto abbastanza deciso, davanti alle certe ovvie obiezioni del babbo, specialmente riguardo alla mia età, dice, papà, guarda, tu hai ragione, può essere troppo presto, se vuoi aspettiamo, però ti dico subito che quel che ho deciso o adesso o dopo, io desidero, intendo entrare in monastero. Siccome mi conoscevano bene e si resero conto che non era un capriccetto di adolescente, si consultarono con diversi prelati, monsignori, amici, padri spirituali, eccetera, e finalmente decisero di accettare la mia proposta. Sicché la mattina del 6 novembre, giorno già stabilito per il Capranica, la mattina tutta la famiglia andò a Capranica a accompagnare il primogenito, Don Tarcisio, il quale vestì subito la tonaca del seminarista. Poi tornammo a casa, pranzammo serenamente, anche se naturalmente il magone nel cuore dei genitori era molto vivo. C'erano ancora la nonna, le due sorelle, e poi nel pomeriggio con una fila di carrozzelle andammo a San Paolo portando dal materasso a corredo, eccetera, accolti dal beato Schuster. Stemmo un po' insieme in parlatorio, poi loro partirono. Ho sempre pensato con immensa commozione a quello che fu il dramma intimo dei miei genitori quando da quella sera in poi apparecchiarono la tavola due posti di meno, i due posti dei due maschi, uno in seminario e l'altro in monastero. Quanto ha influito la spiritualità della famiglia? Moltissimo, anche se non si era mai parlato di vocazione. La vocazione mia di Don Tarcisio e poi della sorella fu una sorpresa per tutti. Sorpresa perché non si prevedeva, però la formazione profonda era quella, lo spirito di fede e soprattutto nello spirito soprannaturale. Era un ritornello in bocca alla mamma ogni volta che si parlava di cose. Mi raccomando, lavorate, pensate dal tetto in su e non dal tetto in giù. Così come lei, allora aveva letto molto intensamente San Francesco di Sales, batteva molto sulla fedeltà nel minimo, quella che poi in quell'epoca venne lanciata al mondo della fede attraverso la figura gloriosa di Santa Teresa di Lisieux, che proprio nella fedeltà nel minimo aveva messo il suo carattere particolare e personale. Dopo tanti anni, ne sono passati più di 80, io senza far torto a nessuno devo riconoscere che almeno tre quarti della mia formazione li ho avuti in quegli anni giovanili in casa, dal papà e dalla mamma. I nonni guardavano rispettosamente, ma prudentemente,
con certe difficoltà, venivo da un mondo liberale del secolo precedente e questi figlioli, questi maschi, a cui sembrava che si potesse aprire un bel avvenire umano, che rinunziavano a quello per scegliere il Signore, specialmente la nonna, ne rimase parte turbata, ma con molto rispetto si limitò a far capire il suo turbamento e la sua sofferenza. E così il 6 novembre del 1924 cominciò il nostro cammino. Un anno dopo fu la volta di mia sorella, ventenne, una bellissima ragazza, con delle trecce che arrivavano al ginocchio. E avevo conosciuto in famiglia, è entrata nel frattempo una figura carismatica, il padre Matteo Crolle, il fondatore dell'opera della intronizzazione del cuore di Gesù nelle famiglie, e ne divenne un po' la sua base romana a casa nostra. C'è ancora nella stanza da pranzo quel quadro che lui stesso benedisse consacrando al Sacro Cuore la famiglia. La presenza del padre Matteo caricò le batterie della spiritualità già fortemente avviata dalla presenza di un altro padre spirituale, un francescano, il padre Paoli, che fu il padre spirituale dei genitori, dei figlioli, ci battezzò, ci guidò la prima comunione e poi ci vide partire per la scelta, rispondere alla scelta del Signore. Ecco, questo mi pare che possa essere esauriente risposta al quesito. In questo clima si è formata la nostra vocazione. Papa Giovanni Paolo II ha detto ai giovani: non abbiate paura di spalancare le porte a Cristo. È spesso difficile nella civiltà odierna marciare controcorrente. Padre Paolino, cosa vuol dire ai giovani della diocesi di Siracusa? Che non abbiano paura di marciare controcorrente, perché il primo a non averne paura fu Gesù, ed è morto, e c'è morto ammazzato per essere andato controcorrente, ma non ha mai deflettuto da quelle che erano le premesse di una sua impostazione verso il Regno dei Cieli. Se qualcuno vuole seguirmi, prenda la sua croce, rinneghi se stesso e mi segua. Che cosa ci può essere di più controcorrente di questo? Eppure il Vangelo è questo. E la schiera dei santi, di cui la Chiesa è piena, fino al santo grande pontefice, scomparso temporaneamente l'altro giorno, è sempre stata questa: andare controcorrente, senza spaventarsi delle controcorrenti, senza aver paura delle obiezioni, con grande rispetto verso la libertà di scelta di ciascuno, però con la chiarezza di una programmatica messa davanti a ogni coscienza. Per le famiglie che hanno questa visuale, questa prospettiva, che veramente nel caso della famiglia Beltrano Catrocchi ha trovato un'applicazione generosissima e concreta, controcorrente, quando il ginecologo di casa reale, chiamato al capezzale di Maria per una gravidanza che sembrava tragica, si sentì rispondere all'invito all'interruzione immediata della gravidanza con un no che non ammetteva contraddizione. Ma si rende conto, avvocato, che lei rischia di restare vedovo con tre bambini? Io avevo 3 anni. La risposta, dopo che si guardarono, che si erano guardati in faccia lui e lei: no, solo. Non è detto che io debba restare vedovo, però è certo che un figlio non si ammazza. E infatti diedero pienamente conferma a questo controcorrente. Enrichetta ha appena compiuto 92 anni, la mamma ne ha vissuti 81, lui 71 e io sono ancora qui a 95 anni. Compiuto 5 anni fa è nata la Fondazione Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi.
per accogliere l'eredità dei Beati. Che cosa si aspetta lei da questa fondazione? Non io, è la Chiesa che aspetta anche da questi canali l'applicazione concreta del messaggio del Vangelo e del magistero ininterrotto del Santo Padre. La famiglia, casa di Dio, la famiglia, piccola chiesa, non sono espressioni retoriche né romantiche, sono la realtà del tessuto evangelico sul quale ogni battezzato è chiamato a rispondere con la propria adesione del cuore, delle parole e delle opere. Questo è quanto i Beati Luigi e Maria hanno realizzato nel santuario della loro famiglia. Non è detto che ogni famiglia cristianamente fedele debba dar posto a tante vocazioni religiose, perché altrimenti passeremmo a un impoverimento generazionale, ma anche lì, nella santità del matrimonio, bisogna vedere anche la santità tanto conclamata dal Papa Giovanni Paolo II, la santità della vita coniugale in quanto tale. Ed è questo, con questa raccomandazione, che figlio anch'io della Sicilia, perché mio padre nacque a Catania, mi rivolgo alla Chiesa di Siracusa chiedendo scusa di non aver potuto venire perché le mie condizioni non facevano considerare prudente un viaggio del genere, però felice di essere presente anche attraverso questa trasmissione. Raccomando alla Chiesa di Siracusa, alla Chiesa della Madonna delle Lacrime, alla Chiesa che ha dato tanta ricchezza di santità nel passato, di vivere il Vangelo con coerenza generosa e gioiosa fino in fondo. Alleluia.